Il colle del Gran San Bernardo incorona il primo australiano dell'Albo d'Oro del Giro della Valle d'Aosta. Ci sono voluti 52 anni per applaudire il successo di Robert Power. L'australiano non ha avuto problemi quest'oggi a controllare gli attacchi di Lawrence De Plus e di Simone Petilli e ha portato a casa la maglia gialla definitiva. Robert, you did it. Yeah, it feels amazing. I didn't just do it, my whole team did it. It was such a team effort this week, so I really can't thank all my teammates enough. They were so buggered at the dinner table last night and we were like, we got one more day to go, and they just did everything they could today and it feels really good to pull it off. Lawrence De Plus, second place at the Giro de Valle d'Aosta, this power was imbattable. Yeah, he was really strong, his team also, with Jack Haig, they were so strong, so I think second, I must be happy with that, and I have also the Maglia Bianca, so I'm very, very happy. Next goal for your season? I hope Tour de l'Avenir. I think, yeah, it's a really famous stage race, and I hope to do like here a good GC and maybe to beat Roberto, but I think it's difficult. Simone Petilli, alla fine il podio è salvo, un bel terzo posto e un finale davvero estremo qui sul Gran San Bernardo. Sì, oggi sembrava fosse una giornata tranquilla perché il ritmo all'inizio non era forse nato, poi si è messo davanti Haig e ha fatto la selezione. Ai meno tre siamo rimasti in quattro corridori, io non ne avevo più, ma lo scatto per provare come stavano gli altri l'ho fatto, però alla fine l'ho pagato, va bene così. Terzo sul podio del Valle d'Aosta alle spalle di Power e De Plus. E adesso i prossimi obiettivi quali saranno? Adesso vediamo di guardare avanti, ad agosto ci sono delle belle corse con gli Under 23 e probabilmente andrò a fare anche il Tour dell'Avenir con la nazionale italiana, quindi teniamo i colori alti della nazione. La tappa invece è andata a un coraggiosissimo Cohen Bowman della Seg Racing, che faceva parte della fuga iniziale dove c'erano anche Nicola Bagioli e Giacomo Ziglio, i due portacolori della Zalfa che hanno provato l'azzardo a più di 50 km dall'arrivo. Niente da fare per loro, raggiunto Bagioli quando mancavano 3 km dall'arrivo e lì è partito l'assolo dell'olandese. Sei vincitori diversi per sei nazionalità diverse. Questo il bottino del Giro della Valle d'Aosta 2015 che si conferma gara più che mai internazionale. So you were in a breakaway since the beginning of this stage, and then you won this stage. So are you happy? Yeah, I'm sure. I'm really happy. In the beginning of the week, it went not really good. I came just out of a rest period, and today everything was going good, and I won the sprint, so I was so happy. Con il podio finale che vede salire Robert Power, Lawrence De Plus e Simone Petilli si chiude dunque un'altra edizione stellare del Petit Tour. E adesso per tutti i migliori talenti del ciclismo mondiale, la rivincita è già fissata sulle strade del Tour dell'Avenir.